Scomporre i fattori è una faccenda da veri duri, si tratta di risalire la cascata in sostanza. Intanto notiamo che la scomposizione qui è in fattori, quindi vogliamo ottenere un risultato che sia una moltiplicazione, infatti i fattori sono i termini di una moltiplicazione. Invece abbiamo di fronte a noi un polinomio che è fatto di addizioni, è un'addizione di prodotti, vedete A per A, che si somma a 2 che moltiplica alla seconda, che è una moltiplicazione, meno 9a, che è un'altra moltiplicazione, meno 18, che potrebbe essere 9 per 2, se vogliamo. Comunque, un polinomio è una somma di moltiplicazioni. Noi, scomponendo, vogliamo farlo diventare un prodotto di addizioni, o un prodotto di polinomietti di grado inferiore. Per risolvere questo tipo di problema ci vuole colpo d'occhio, passione, capacità deduttiva, ma anche metodo alla fin fine. Guarda l'elenco che ho scritto sotto il polinomio. Ci sono di fatto tutti i modi per scomporre un polinomio, diciamo, base. Basta scorrerli in quest'ordine qui e vedere se ha senso provare a scomporre con quella metodologia là. Sono messi in ordine, in un ordine astuto, perché sono via via più difficili da verificare. Allora, per primo mettiamo la cosa più facile da verificare. Si tratta di un raccoglimento totale, prova a guardare e datti una risposta. Si tratta altrimenti di un raccoglimento parziale, promette bene un raccoglimento parziale. Si tratta di un prodotto notevole, non importa farsi tutte le domande. La prima domanda alla quale si può rispondere di sì è la metodica che conviene applicare in questa circostanza. Allora adesso guardati bene tutte le metodiche e decidi quale ti sembri la più adatta. Poi però adesso fermi prima di andare avanti, dopo vedrai che cosa ho deciso di fare io. Io mi sono fermata al raccoglimento parziale. Avevo esplorato il raccoglimento totale, ma avevo visto che non c'è proprio niente da raccogliere totalmente. Viceversa, raccogliendo parzialmente, si poteva sperare di arrivare a due prodotti che avessero un fattore comune. In effetti, raccogliendo A alla seconda dai primi due termini e meno 9 dai secondi due termini, otteniamo quello che c'è scritto sotto, cioè A alla seconda che moltiplica A più 2, meno 9 che moltiplica A più 2. Entrambi i termini di questa addizione, è una somma algebrica perché c'è il segno meno, contengono il termine A più 2, che è comune. Dunque, adesso è ancora lì la griglia, rifletti su quello che potresti fare come scomposizione, eventualmente opera. Quando sei pronto, rifai partire il video e vediamo che cosa ho fatto io. 1, 2, 3, ferma. Beh, io ho pensato che se c'era un fattore comune A più 2, tanto valeva la pena raccoglierlo. E una volta raccolto A più 2, restano nella parentesi di ciò che non si raccoglie A alla seconda meno 9. Se tu pensi, il raccoglimento è sempre una via inversa della proprietà distributiva. In fondo, se io distribuisco A più 2, A più 2 per A alla seconda fa A alla seconda per A più 2. A più 2 per meno 9 fa proprio meno 9 che moltiplica A più 2. Quindi sono capace di tornare indietro. E quindi fino qua ho scomposto bene. Adesso mi domando, dentro quelle due parentesi ci sono polinomi ulteriormente scomponibili o no? Guardali bene. Rifletti con la scaletta che ti ho messo lì di fianco, seguila in quell'ordine lì, è l'ordine più astuto che ci sia. Dopodiché fai le tue considerazioni, sviluppa la tua scomposizione e controlla dopo averla fatta se ho fatto anch'io la stessa strada tua. Beh, io ho ragionato come segue. A più 2 non si può più scomporre perché non c'è niente da raccogliere, non c'era da raccogliere totalmente o parzialmente la stessa cosa, sono solo due termini. Non è un prodotto notevole, A più 2, che prodotto notevole è? Non è un trinomio caratteristico, è un binomio. E poi che ci faccio col metodo di Ruffini? Inoltre, molto più facile di tutta sta sfilza che ho detto, e basta dire, non c'è niente da raccogliere e il polinomio è di primo grado. Quando le cose stanno così, non c'è proprio più niente da fare. Guardiamo invece il secondo binomio, A alla seconda meno 9. Quando io elenco i prodotti notevoli, so che i prodotti notevoli che hanno come risultato un binomio sono solo due. La somma per differenza, che produce differenza di quadrati, e il binomio per il falso quadrato, che produce somme o differenze di cubi. Siccome qui c'è A alla seconda meno 9,
che sono due quadrati, mi sembra sensato pensare alla somma per differenza. Ecco dunque che la scomposizione si scompone ulteriormente in A più 2, per A più 3, per A meno 3. Adesso io ti domando, guarda queste parentesi e fai le tue considerazioni. È ancora possibile scomporre qualcosa? Ogni polinomio merita di essere analizzato, ognuno di questi tre. C'è ancora qualcosa da scomporre? Datti una risposta, quindi prosegui col video. Ma prima lo fermi e ti dai la risposta. Se hai deciso di fermarti, hai fatto proprio bene. Qui si tratta di tre binomi, con niente da raccogliere, e tutti e tre di primo grado. Quindi è finita qua, non si scompone ulteriormente. Questi sono polinomi irriducibili, si dice. È finita. Bene?